Tredicesimo e ultimo mito, non vi è alcuna alternativa migliore. Chi osa affermare di essere contro la democrazia viene immediatamente sospettato di essere a favore della dittatura, ma la dittatura non è la sola alternativa alla democrazia. Oggi la democrazia gode di uno status divino, che preclude ogni possibile apertura verso alternative migliori. È pura propaganda. Infatti la democrazia è soltanto una tra le particolari forme di organizzazione politiche. E non vi è alcuna ragione per ritenere che la democrazia sia necessariamente il miglior sistema possibile politico. Oggi i sistemi democratici non lasciano libere le persone di organizzarsi in modo differente da quelle, dal sistema dello Stato-Nazione. Molte persone vorrebbero organizzarsi in comunità volontarie, decentralizzate e indipendenti dallo Stato nazionale. Ma questo è fortemente osteggiato e proibito dai governanti e dai governi democratici. Del resto, se il sistema democratico fosse davvero l'unico possibile e l'ottimo, il miglior sistema di governo possibile, allora anche lasciando la possibilità di secessione, nessuno coglierebbe questa opportunità, nessuno vorrebbe separarsi volontariamente per non rinunciare ai beni e ai servizi che dispensa lo Stato democratico. Quindi la maggior parte della gente vorrebbe continuare a restare nel sistema democratico nazionale anziché secedere in indipendentismi locali. Eppure questa libertà di scelta non è concessa da nessuno Stato democratico, quindi questo significa che evidentemente il sistema democratico non è così invitante. Altrimenti le democrazie concederebbero il permesso di secedere in città, province o stati minori indipendenti, senza per questo temere di disgregarsi se offrissero dei servizi efficienti. Invece la tendenza dei paesi democratici è l'opposto, cioè imporre ulteriore centralizzazione. L'Unione Europea, per esempio, sta diventando un superstato democratico dove ciascun paese sarà in grado di scaricare sugli altri le conseguenze delle proprie politiche economiche irresponsabili. Esattamente come all'interno di una singola nazione democratica, ogni cittadino può scaricarle sugli altri, o meglio ancora, ogni regione, soprattutto quelle meno virtuose, quelle più inefficienti e sprecone, possono scaricare i costi per il loro mantenimento sulle regioni più virtuose e più produttive, come accade in particolare in Italia. Dunque i vari paesi dell'Unione Europea saranno incentivati a sperperare soldi, contrarre debiti impossibili da ripagare, perché poi, grazie al supporto di altre nazioni altrettanto spendaccione, potranno costringere i paesi più virtuosi a pagare il conto delle loro spese. Questo è lo spirito della democrazia a livello europeo, cioè c'è questo rischio. Inoltre, più grande è uno Stato democratico, immaginiamo l'Unione Europea, più eterogenea la sua popolazione, anche in Italia è così, e maggiori le tensioni che sorgeranno. I vari gruppi cercheranno di sfruttare il processo democratico per saccheggiare e interferire per trarre il massimo beneficio possibile. Al contrario, unità amministrative molto piccole, nel caso di piccole comunità indipendenti che abbiano fatto una secessione dallo Stato nazionale, hanno anche popolazioni omogenee ed è più facile contenere gli sprechi. Cioè nel sistema piccolo si ruba e si spreca molto meno che nel sistema grande, enorme. Per esempio, se ai Veneti fosse concesso di secedere da Roma, avrebbero maggiore libertà, potrebbero organizzare un sistema fiscale più favorevole ai loro imprenditori e lavoratori. E se tutte le regioni italiane fossero messe in condizione di competere tra loro, le leggi sarebbero più vicine alle esigenze delle comunità locali, e vi sarebbe la concorrenza istituzionale, cioè le persone potrebbero spostarsi di pochi chilometri per trasferirsi nelle regioni confinanti se trovano condizioni migliori. Ciascun governo regionale diventerebbe più dinamico, meno burocratizzato, e le diverse unità amministrative in concorrenza istituzionale tra loro innescherebbero un circuito virtuoso che migliorerebbe le loro differenti politiche amministrative. Anche l'assistenza e gli aiuti ai poveri verrebbero organizzati meglio a livello municipale anziché a livello centrale di Stato nazionale. Infatti i controlli locali sono più efficienti nell'impedire abusi e cattivi utilizzi e sprechi delle risorse. Rappresentano una migliore garanzia che gli aiuti vadano a chi ne ha davvero bisogno. Sarebbe più difficile per gli impostori intromettersi e attingere ai fondi.
lo smantellamento dello Stato sociale nazionaldemocratico in una miriade di piccole comunità indipendenti favorirebbe anche l'integrazione delle minoranze. Infatti, in una piccola comunità gli stranieri dovrebbero badare onestamente a se stessi e integrarsi nella società e lavorare, a differenza di quello che accade adesso, che molti immigrati vivono nella criminalità o alle spalle dello Stato, ed è per questo che nessuno li vuole nel proprio quartiere. Nell'altro modo sarebbero molto meglio integrati nella società. Quindi, in conclusione, non è assolutamente vero che non esistono alternative migliori al sistema nazionaldemocratico. La frammentazione del potere politico, il suo decentramento, la sua dispersione in una miriade di piccole comunità indipendenti e autogovernate è sicuramente migliore al sistema democratico nazionale attuale.